mia madre. Dice che non fa bene alla salute. Dice che dormire troppo fa piuttosto male. E invece a me non fa piuttosto male, a me fa piuttosto bene. Io dormo molto perché ho bisogno di sognare, ma non è che me ne scappi dalla realtà. Non me ne vado via, non me ne vado nel sogno a cercare un altrove. È che ci cado dentro e mi piace stare là. Così, come posso, dormo. D'altra parte, peso 37 kg. E questi 37 kg non sono di certo dovuti al sonno. E non sono di certo dovuti al cibo. Perché il mio cibo sono le immagini che di notte o di giorno, non nella veglia, ma nel sonno, mi passano davanti. E questa è una cosa che dovrebbero fare tutti. Sperimentare ciò che si vede durante il giorno come se fosse notte. Ad esempio, tanto per raccontarvene una. L'altra mattina mio padre ha iniziato a parlare della Tour Eiffel. È bella, è alta, è grande, è di ferro, meravigliosa. E io gli ho detto, secondo me è una piramide venuta male. E lui si è arrabbiato. Come fai a dire che sia una piramide venuta male? Non hai mai visto le piramidi tu? No. Io l'ho vista la piramide. E l'ho vista benissimo. Ma non glielo posso dire perché mi prende per pazzo. E dice che dormo troppo e che dormire troppo mi fa male. Thank you.
Invece, in una sera di luna piena, che stranamente non mi dava sonno, invece di stare lì a pensare alle puttanate che penso sempre, e questo mi capita spesso nel momento in cui sono sveglio, ho deciso di farmi aiutare il sonno un po' dalla televisione. Così mi sono seduto davanti al televisore, ho acceso uno di quei programmi bruttissimi che passano tutte le sere e mi sono addormentato. E di lì sono passato direttamente a Cheope, una piramide gigantesca e bellissima. Iniziato a entrare dentro. La piramide di Cheope ha un ingresso che è laterale e che nessuno conosce, si conosce solo attraverso i sogni, perché nel sogno c'è una rivelazione e tutti pensano che quella rivelazione sia una rivelazione di un sogno e che non sia vera. In realtà è una rivelazione vera. Quindi sono entrato e mi sono fatto un bel giro. Fuori, ad accompagnare il mio tragitto, c'era una bellissima luna piena. Piena come il mio sonno. Posso garantire che dentro alla piramide di Cheope si avverte un grandissimo senso di leggerezza. Al contrario di quello che si può pensare, non c'è il senso di soffocamento. Cheope, come tutte le altre piramidi, non è una tomba, è il riflesso della luna. La luna gli si poggia sopra e ti insidia il cammino, ma non è così. Te lo indica. E tu, una volta che sei dentro, non si sa come mai, puoi godere di tutti i suoi raggi.
entusiasmante. Ad esempio, a me capita, quando sono nella piramide, di poter andare in lungo e in largo, nel tempo e nello spazio. Lo spazio non c'è più e il tempo viene risucchiato. Una volta all'indietro, una volta all'avanti. Non c'è una regola precisa nel sogno. Ecco perché io voglio vivere nel sogno. Perché quella realtà non è fuori. È dentro. Come mettersi le dita in bocca quando devi vomitare, ma invece di vomitare apri una porta, uno spiraglio, e lì si entra, si va dentro, si viaggia, si vola. In realtà neanche questo, si sta fermi e si vede tutto. È come l'Aleph di Borges. Tutto visibile da un unico punto. E forse il trucco è proprio quello. Forse Borges ha scritto il libro pensando ai suoi sogni, a ciò che riusciva a fare durante la notte. Ad esempio, quando ti trovi dentro a una piramide, adesso dico una piramide, ma posso dire anche una casa, un giardino, un supermercato. L'importante è che questi luoghi tu li possa vedere all'interno del tuo sogno. Quando sei là, puoi essere un bambino, puoi essere un vecchio, puoi essere un adulto. Puoi vedere tutto e tutti, quelli che c'erano, quelli che ci sono stati, quelli che ci sono ora, ma anche quelli che ci saranno. Babbo, dovresti imparare ad ascoltarli i sogni. Invece di spegnere la sigaretta sul piatto dove hai appena mangiato. Mia madre mi guarda e dice: lascialo stare, non farlo arrabbiare. Perché poi di notte non dorme. E allora io gli dico: ecco, ecco perché viene a criticare il mio sonno, perché lui non dorme, non sa che cosa si prova, dove si va. Là dentro c'è tutto. Vivi il giorno più brutto della tua vita come se fosse il più bello. Il più bello come se fosse una cosa indifferente.
e vedi passare i tuoi amici, i tuoi nemici, come se non fossero esattamente niente. Voi lo sapevate che per un nemico in un sogno esistono 1500 amici? Così il nemico si converte e si trasforma anche lui in amico. Non può combattere contro 1500 nemici amici. Questo accade nei sogni. Lo sai che nei sogni puoi avere tutte le persone al tuo fianco e sentire il loro calore senza che esse ti tocchino? O avere anche una bellissima donna. E lì non devi fare un sogno erotico, perché sei già nel sogno e puoi fare tutto quello che vuoi. Non c'è il peccato. Non ci sono i sensi di colpa. Non c'è tuo padre che critica il fatto che tu stia dormendo troppo. Il giorno del mio compleanno, mio padre se n'è andato all'altro mondo, in un lampo. Aveva appena finito di mangiare e, guarda caso, stava spegnendo la sua sigaretta sul piatto dove poco prima c'era un bel arrosto di carne. Thank you.
bel arrosto di carne, bella fine. È caduto con la faccia sul piatto e la sigaretta gli si è infilata in bocca di nuovo. Quando il medico lo ha tirato su, ha iniziato a ridere di cuore perché lui si è alzato. Lo hanno alzato. E come gli hanno scoperto la faccia, oltre ad essere piena di pezzettini di pelle, di carne, di pollo, aveva questa sigaretta infilata a rovescio in bocca. E il medico disse: una morte degna di tuo padre, grande fumatore. E mia madre che gli diceva: bella roba, bell'insegnamento. Il giorno del suo funerale io non ho dormito. Non so perché. Non sono riuscito a prendere sonno, né il mattino, né il pomeriggio, neanche la notte. Un segno del destino, chissà, può darsi. Ma il giorno successivo ce l'ho fatta. Thank you.
C'era un bel venticello pomeridiano. Una bella giornata di primavera. Mi sono coricato alle 2, le 2:15 forse. Insomma, giù di lì. Avevo ancora in bocca il sapore del funerale di mio padre. Niente luna, nessuna piramide, nessun sogno erotico. Solo una lunga distesa marrone, simile alla terra, ma non si trattava di terra. Perché come andavi a metterci le mani? Le mani andavano a finire sotto. Decido di incamminarmi. È così. Mi accorgo che i miei piedi sono affossati di almeno 15 centimetri sotto questa sorta di coltre di finta terra. C'è una grande luce. Credo di aver camminato fino al mattino successivo. Il mattino successivo della veglia, non del sonno. C'era una piccola casa di legno. Tirava un fresco venticello, più o meno lo stesso venticello che tirava e mi accarezzava quando mi sono addormentato. Era la prima volta che mi capitava di portare nel sogno
una cosa che stavo vivendo nella realtà di tutti i giorni, nella realtà fisica. In questa piccola casetta c'era una porta che cigolava, veniva mossa dal vento. Appena appena. Appena appena quanto basta per capire che dentro si poteva entrare. E io sono entrato. Seduto là dentro c'era mio padre. Con la sua solita sigaretta in bocca e con la televisione accesa. Mi ha guardato. E tu che ci fai qua? Tu che ci fai qua, gli ho risposto. Coglione. Grazie ancora.